Presidente, buongiorno. Una festa del lavoro, un po' particolare quest'anno. Dopo tante feste del lavoro e tanti anni che hanno visto la provincia dietro le difficoltà del lavoro a Pistoia, quest'anno a queste difficoltà si aggiunge anche quella dei 40 precari della provincia di Pistoia. Sicuramente intanto la festa del lavoro che, come purtroppo negli ultimi anni, negli ultimi almeno 5 anni, ha il sapore amaro di un paese che vive tassi di disoccupazione giovanile di ordinaria assolutamente importanti. La specificità nostra sicuramente riguarda una situazione che è comune a molte province, ovvero a quei precari sono circa 47, se non sbaglio, che hanno contratti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, come in molte altre province, si occupano di politiche attive del lavoro, sono persone altamente professionalizzate e capaci, ma che sono state inserite in percorsi che magari un po' di tempo fa avrebbero dato senza problemi una stabilizzazione, oggi invece offrono una prospettiva molto più incerta. Su questo c'è un lavoro da parte della Regione Toscana, lo stesso Governo nazionale ha detto di voler riformare il settore. Io mi auguro che nel prendere in mano la questione del lavoro, delle politiche attive del lavoro e della formazione, ci si occupi anche di queste professionalità che non devono essere disperse, si possa garantire a questi lavoratori capaci e dediti alla cosa pubblica una prospettiva molto più certa e positiva. Ecco, tanti problemi ancora irrisolti a Pistoia, dalla Breda alle altre aziende in crisi che si aggiungono giorno per giorno. Devo dire che il mio mandato amministrativo che si va concludendo in queste settimane si è aperto con la crisi della radice e nel corso di questi 5 anni quello è stato il primo forse momento eclatante sul nostro territorio di una crisi conclamata che io pensavo potesse seguire una congiuntura economica molto più dinamica, anche insomma una parentesi breve, ma speravo che davvero le cose sarebbero cambiate in tempi ragionevoli. Così non è, la crisi è molto più profonda perché è di carattere strutturale e richiede per questo misure assolutamente eccezionali. Noi abbiamo visto in questi anni tante aziende chiudere, molte stanno chiudendo anche in questi giorni e il ricorso agli ammortizzatori che conosciamo non è più sufficiente a garantire a quei lavoratori un futuro. C'è bisogno invece di assumere decisioni forti relative alla crescita, alla restituzione a questo paese di una politica industriale, alla capacità di creare lavoro e soprattutto in previsione di questo orizzonte garantire ai lavoratori di poterci arrivare con una cassetta degli attrezzi, una formazione, delle conoscenze adeguate a poter riprendere un cammino lavorativo in tempi rapidi. Ecco, però quando c'è fiducia, quando c'è un imprenditore che ci crede, qualche situazione si risolve. L'ex Answers con l'Encol, anche con l'intervento della provincia, ha avuto un buon esito e ci sono più di 300 dipendenti che hanno ritrovato una collocazione. Non c'è dubbio che la capacità imprenditoriale è la base di tutto. Quella è stata un'esperienza straordinaria anche per il percorso umano che abbiamo fatto come istituzione insieme ai lavoratori, insieme all'imprenditore, al dottor Costamagna, che è stato davvero un dono dal cielo, lo voglio dire così, per il nostro territorio. Non sempre si incontrano però questi soggetti, anzi devo dire che forse la categoria imprenditoriale ha bisogno di riscoprire nuovo coraggio, nuova fiducia e per questo motivo anche le istituzioni cercano in tutti i modi di attrarre, di favorire l'attrazione di investimenti, le condizioni per potersi insediare qui a Pistoia. Con l'Answers, oggi con l'Encol abbiamo fatto un bel percorso di formazione nel quale sono state investite tante risorse. Diciamo, gli strumenti ci sono, ovviamente le condizioni sono create da più fattori contemporanei che non sempre si realizzano. Io mi auguro che questa stagione finisca, se ne apra una nuova dove una nuova fiducia nel futuro venga messa in campo. Bene, sicuramente per Pistoia il ridimensionamento, la scomparsa della provincia sarà una grossissima perdita, anche perché gli ultimi anni la sua simpatia, la sua disponibilità, che abbiamo visto anche stamani qui in piazza, tanti
tanti lavoratori l'hanno salutata, l'hanno ringraziata, quindi il riconoscimento per un giusto mandato. Io ringrazio e soprattutto ringrazio tutti i cittadini e la comunità che mi ha consentito 5 anni fa di fare questa bellissima esperienza, sicuramente difficile e faticosa, ma bellissima. Ho potuto conoscere un territorio straordinario, tante persone, una solidarietà, una generosità che credo pochi altri territori possano vantare. Quindi spero di aver dato un piccolo contributo, ce l'ho messa tutta, mi rendo conto che le istituzioni locali arrivano fino a un certo punto e forse la politica oggi arriva fino a un certo punto, anche su questo c'è bisogno di riflettere, però diciamo che concludo questo mandato con la coscienza a posto, anche se avrei potuto dare molto di più e fare molto di più. Bene, noi la ringraziamo, ci permetta Federica. Grazie. Un saluto e a presto. Grazie.